Siamo tornati a Monterosso, in notturna questa volta, perché oggi è l'11 novembre e come si dice 11-11 è la festa di San Martino, la famosa festa dei Becchi. Invitati dal professor Fiordaliso, con Eddie e il maestro, siamo venuti a vedere che cosa succede in questa garbata e ridente cittadina delle Cinque Terre. Andiamo a vedere. Almeno c'è un premio, Ti vedo premio? Perché se deve essere becco, becco sia. Monterosso è il paese dove Eugenio Montale ha fabbricato i suoi ossi di seppia. Vi leggiamo questa bellissima poesia, famosissima, che abbiamo imparato tutti, o che dovremmo aver imparato tutti a scuola. Meriggiare pallido e assorto, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nella crepa del suolo o sulla veccia, spiar le file di rosse formiche che ora si rompono e ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitar lontano di scaglie di mare mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Eugenio Montale. Al chiar di luna porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te. Al chiar di luna porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te. In riva al mare, fatti trovare, senza parlare, senza parlare, ti bacerò. Sì, 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 sì. Là fra le stelle, l'orsa maggiore, dice che è bello, la, 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 fare all'amore. Con un sì ti sembrerà tutto più facile, e il mio amore ti insegnerà che è bello vivere. In riva al mare, fatti trovare, al chiar di luna, al chiar di luna, porto fortuna, porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te. Al chiar di luna porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te. Insegnerà che è bello vivere. In riva al mare, fatti trovare, al chiar di luna, al chiar di luna, porto fortuna, porto fortuna, e questa sera io voglio portare fortuna anche a te. Al chiar di luna porto fortuna, e questa sera voglio portare fortuna anche a te. Vuoi venire con me in riva al mare questa sera, bambina? Sì. Siamo con l'organizzatore, sì, il principe degli organizzatori, a giudicare dai gradi di questa straordinaria festa di San Martino. Come nasce questa storia? Tu qualche anno ce l'hai lì? Allora io qualche anno ce l'ho, però questa nasce alla notte dei tempi, nel senso che io non ho sempre sentito parlare dei vecchi. È una festa che si faceva
io credo già più di 100 anni fa, nel senso che non era come adesso, noi l'abbiamo rimodernizzato un pochettino, però una volta diciamo forse andavano un po' più sul cattivo, nel senso che andavano in stazione a prendere i signori che andavano a lavorare a Spezia in Arsenale e andavano, certo, andavano là col carretto, il carretto era quel famoso carretto a due ruote che ci mettevano le manate da pesca, le famose, che pescavano le famose acciughe di Monterosso, e appunto andavano a prendere questi ignari cornuti, diciamo, anche se insomma una volta volava anche dei pattoni, degli schiaffi volava. Era un po' più cattino, più cattivo. Ora noi la facciamo proprio come festa per goliardica, per mantenere una tradizione, diciamo, del paese che è appunto centenaria. Però non è male quello di andare a prendere col carretto, perché l'intestatario, come nel mio caso, sarò l'ultimo a saperlo, naturalmente. Sì, no, quello senz'altro, che sei sempre l'ultimo a saperlo, quello è normale. Diciamo che però, diciamo, questa festa li abbiamo rivisitata, diciamo ripresa, una 20-25 anni fa, perché per un certo periodo si era addormentato. Tosto, allora. Certo, è una bella cosa. Senti, abbiamo visto un garbato signore con la fascia. Sì, allora, quel garbato signore con la fascia è il nostro sindaco di quest'anno. Il nostro sindaco, ogni anno noi diciamo facciamo la votazione e diciamo che qual è il nuovo sindaco di quest'anno. E vi presento il nuovo sindaco di quest'anno, che è il nostro amico Danilo. Eccoci qua, insieme al grande presidente, è un onore. Ragazzi fantastici! Vorrei capire perché ti hanno dato la faccia di sindaco, se non è troppo imbarazzante. Ma ci mancherebbe altro, è un onore. Bene. Io è anni che partecipo come amico e confraterno dei Becchi, degli amici Becchi. Quest'anno qua ho avuto la sfortuna, fortuna, perché bisogna saperle portare, di essere io il capo dei Becchi, dei cornuti dell'anno del paese. Mi è successa questa, però insomma ho condiviso questa. Ma come si diventa? Come si diventa? È semplice. Lo sappiamo, lo siamo più o meno tutti, però tutti non lo sappiamo. C'è chi non lo vuole sapere, c'è chi lo vuole sapere. Io l'ho saputo e la festeggio con gli amici. Eccoli è qua. Fantastico. Si spera che sia la prima e l'ultima, però. Ma non si adesso, può mai dire, è come un fattore di crescita, Danilo, per l'amor di Dio. E poi, crescita totale. Chi non è mai stato Becco non può neanche dire di aver amato. Bravo, per bravissimo. Dio, per Dio. Però si spera che sia una volta sola. Ma non è vero, aiutano a campare. Poi scusami, uno se le può vendere. Ma se... Senti, e perché no? Saremo carichi di soldi, ce le vendiamo tutti qua in questo paese. Senti, non è solo questione di Monterosso, è questione di tutto il mondo conosciuto. Consentimi una domandaccia proprio. Sì. Hai mantenuto un rapporto decoroso con l'altra facciata? Assolutamente, no. Ringraziamo Danilo da Monterosso e vi lasciamo con l'augurio che sia un anno. È stato un piacere, speriamo di rivederci il prossimo anno, non da sindaco, da eletto. Da partecipante. Grazie mille a voi di essere stati presenti, grazie. Grazie. Ciao.